chiaramente. Allora, volevo iniziare questa piccola serie che potrebbe diventare lunga, dipende dalle missioni che ci sono. Per esempio, io in questo caso ho iniziato dal fondo. Abbiamo un paio di città a disposizione. Città, sì, vabbè. Città, come no. E niente, con queste città fare le varie missioni. Tipo, io in questo caso voglio scegliere la Lettonia e devo mantenere la provincia di Minsk per 2 turni. Quindi proviamoci. Sì, se lo qua. Ok. La provincia è destinata di più di fuori. Oddio, allora vediamo un po' dov'è Minsk. Allora, Minsk, dove c'è? Sì, perché mi vedo qualcosa con la rivista, non c'è Pirsk, però non è quello. Beh, ci pensiamo dopo a quello. Adesso dobbiamo vedere un po' come agire. Perché non siamo messi proprio bene, non so, questi qua sono alleati da quello che so, quello che vedo tra l'altro. E quindi direi di andarcene qua, visto che loro sopra sono alleati. E quindi andiamo. E no, non c'è più niente da fare. Vedere qua. No. Mi sembra. Abbiamo tipo truppe che potrebbero esserci utili. E quindi il prossimo turno, cioè questo qua dopo. Anzi no, vediamo se questo mi sembra. Sì, perfetto. Così ora ne abbiamo, mi sembra 12. Sì, quasi 12. O forse 12. Boh, speriamo solo che non vengano da noi. Che non so perché, ma sotto di noi sono dei nemici. Non so neanche se la Polonia è addirittura la nostra nemica. Vabbè, sarà difficile con la Russia soprattutto, ce l'abbiamo tutta attorno, non so come riesco a difendermi. Se la Polonia è nostra nemica, allora sono dei stupidi perché non gli abbiamo fatto niente loro. Da quello che so. Ah, eccola, l'ho trovata. Minchia, sarà duro. Boh, vediamo un po'. Spero di farcela. Non è facile, eh. Ok. Allora, vediamo i buoni. Boh, ok. Vediamo così. Allora, la Polonia non è nostra nemica per fortuna, però lui sì. Che palle. Beh, possiamo attaccare lui. Quindi abbiamo 5 rifornimenti in più per noi. E direi che possiamo iniziare a sparpagliarci. Aspetta, no, questo qui no. Ne mettiamo solo una parte. 6. Dovrebbero bastare, spero. E gli altri li lasciamo qua, perché potrebbero attaccarci. Io non so se sopra sono nostri nemici o meno. Non lo so veramente. Qua non c'è molto che possiamo fare, a parte niente. Poi direi di provare ad attaccare quei 4 soldati.
Perfetto. Quindi ora siamo più vicini, cioè siamo un po' allontanati. La Polonia per fortuna è nostra amica, alleata. Invece questi qua potrebbero secondo me andare a Madrid. Boh, non lo so come procederò questo. Se questi qui dovrebbero andare a Gulbe, dovremmo riuscire a farli ritornare indietro perché siamo in vantaggio di una persona, quindi allora se riuscirò farò tipo una missione a ogni video perché non sono molto forte, cioè non sono molto sì, appunto forte perché richiedono abbastanza tempo, appunto questo qui è un gioco di strategia. Quindi bisogna calcolare bene i movimenti che fai. Io direi che volendo dopo questo potremmo richiedere qualcosa tipo dei camion, dei soldati in moto che costano 15. E noi il prossimo turno ne avremo 8 in più ne avremo. Ok. Abbiamo dei russi qua sotto, quindi direi di fare qualcosa. Avrei un po' di paura io. Allora, ho un'idea. Qua metto un soldato. Anche qui metto altri soldati perché ho paura che ci faccia un'eruzione da sotto che è molto probabile. Quindi facciamo così, va. Perfetto. Adesso qui proverei. Non lo so, sai. Io direi di tenere da parte, magari metterci qua qualcosina. Abbiamo tipo, possiamo metterci l'Egitto. Ah, non possiamo, così andiamo. Bisogna metterci solo una moto. Sì, è difficile questo livello, già. Minsk ce l'abbiamo esattamente qua. Un po' vicino, eh. Dobbiamo riuscire con questi due soldati, cioè queste due pattuglie, togliere qua così possiamo avere anche più rifornimenti. E riuscire a facilitarci per andare verso il basso, quindi proviamoci. Vi ricordo che abbiamo la Russia sopra anche, eh. Ok, era quello che volevo. Interessante. Penso di avere anche un'idea. Allora, vediamo un po'. È mica facile, eh. Devo farcela perché no, non ci voglio rifarmi tutto quanto da capo. Poi magari se riesco a rifarmi ve lo dico. Ok, lì abbiamo un soldato in più. Qua, cosa volevo fare io? Qua sotto abbiamo dei nemici. Mi stanno già dando fastidio. Allora, qua direi di attaccare, però con due persone. Mentre il resto lo mettiamo là, così diventano anche le 10. E magari se spero riusciamo a riportarli indietro. Proviamoci. Perfetto, perfetto. Ok. Tra 4 turni ancora. Oddio, che fallo. Ma boh, bisogna vedere. Non possiamo fare molto. Abbiamo anche meno vita di questi altri soldati. Allora, provo a guardare un video. E poi vi dico.
Allora, ho provato a guardare il video ma non me lo fa vedere. Non so perché, però magari mi porta, bisogna provarci anche senza. Quindi tentiamo la sorte e speriamo che non ci attaccano nel nostro porto a Magilbe. Che non so se Gotland, sempre l'altro porto, è a nostra disposizione nostro. Io questo così non lo so. E boh, vediamo un po'. Adesso stop e poi vi faccio vedere. Allora, qui ci sono cose molto brutte. A parte che abbiamo 34 su 35 e non possiamo prenderci le 4 Jeep che sarebbero state veramente molto utili. Però oltre a questo ci hanno invaso sta parte che a me piace molto, anzi non mi piace per niente. Ed è l'unica cosa che posso fare questa. E poi azzarderei veramente tanto ad attaccare quella parte. Quasi quasi ne disblocco ancora un altro. E qui attacco con tre. E vediamo un po' cosa riesco a fare. Ok. Qui ora direi che non possiamo fare molto altro. E aspettiamo un po'. Vediamo cosa succede. Mi sa che abbiamo perso. Qualcosa mi dice che abbiamo perso. Questa bruttissima sensazione. Cerchiamo di riprenderci il più possibile. Qua di 3 e li lasciamo per ora che li abbiamo e anzi, sai, direi di fare così. Mettiamo le 4 Jeep, così lì da 3 diventeranno 7. Ok, e qua direi di metterne 3. Perché ho paura che ci attaccano da sopra. Perché se no ce l'hanno con noi, tipo. E boh, tentiamo la sorte, vediamo. E niente, raga, non so che abbiamo perso. Eh sì, non possiamo fare nient'altro. Volendo possiamo tentare di andare qua, però boh, non lo so. Non so se riusciamo ad andare a Minsk. Oddio, sai che figo sarebbe? Boh, ci proviamo, vediamo un po'. Allora, c'è un pro e un contro. Anzi, due contro. Praticamente ci hanno attaccato, siamo andati a Wilno e hanno tolto due nostri soldati. La Polonia, essendo la nostra alleata, si è presa a Minsk. Quindi ora io no. Cosa dovrei fare? Perché i russi in questo momento ce l'hanno con loro. E con noi non ce l'hanno, mi sa. Forse ce l'hanno tipo loro con noi, più basta. Io spero che i russi attaccano Minsk, così può diventare nostra possibilmente, spero. E in questo momento non saprei veramente cosa fare, oltre ad aspettare. Shit. Vabbè, dopo tutto. Vabbè, non importa, è stata una bella battaglia. Cioè, noi abbiamo tolto ai nemici 4 aerei e un carro armato. Mentre noi ci hanno tolto 14 soldati e un camion che non sapevo neanche di avere. Cioè, una Jeep volevo dire, poi anche un camioncino unito. Che palle però. E vabbè, non importa. Ci vediamo domani, se ho voglia, con un altro video. Ciao.